Per poter ripartire in sicurezza, i nostri comportamenti devono rimanere quelli del vecchio lockdown. È l'appello del vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Prato, Dante Mondanelli, che è anche un ospedaliero e ha quindi una visione a 360 gradi di come si sta muovendo il Covid sul nostro territorio. Al di là del colore che avrà la provincia nei prossimi giorni, per Mondanelli è fondamentale seguire le regole alla lettera: mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani. L'ideale sarebbe avere 50 casi al giorno e una pressione ospedaliera molto più bassa, ma siamo ancora lontani. Stavolta il Covid ha picchiato giù duro su Prato e l'ospedale ha retto solo grazie a un'organizzazione modulare rispetto alla gravità dei pazienti, che è anche riuscita a tenere aperti settori no Covid importanti quali oncologia, unità coronarica e stroke. Forse fuori si è percepito meno dell'altra volta che cosa non ha passato Prato in questi mesi e ancora non ne siamo fuori. L'infettività è senz'altro maggiore rispetto all'altra volta. Coinvolti bambini e adolescenti che non lo erano nella precedente ondata, anche i pediatri ci stanno segnalando questo. E quindi, insomma, la situazione non possiamo considerarla a bocce ferme, il che non vuol dire avere panico o riaprire con responsabilità se le autorità lo richiederanno, ma noi dobbiamo dire ancora non è passata la nottata. Quanto alla giungla di informazioni sull'efficacia o la presunta dannosità del vaccino, Mondanelli fa chiarezza. Quale rischio ci possiamo assumere? Quello infinitesimale dell'eventuale trombosi che potrebbe in qualche soggetto essere presente, o quello macroscopico per il quale si rischia di andare in terapia intensiva o al creatore perché ci becchiamo il Covid. E ti dirò che anche come Ordine dei Medici, noi nei confronti dei nostri iscritti saremo molto severi, perché se lo dice il mago Telma, non vi vaccinate, non possiamo neanche rispondergli, faccia lui. Se lo dice un medico, è fuori dalla storia.